Intanto direi che è un provvedimento che è frutto di un percorso di un anno e mezzo e che ha visto un grande impegno di questa giunta sul sistema di protezione civile. La grande novità della norma che andiamo ad approvare, che discuteremo oggi, è ovviamente quella di prevedere un allertamento tutto da parte di ARPA. Dopodiché la protezione civile prende in carico il sistema di allertamento con la nostra sala operativa H24 in stretta collaborazione con i sindaci ed eventualmente gestisce la fase di emergenza. Questo perché abbiamo ereditato una situazione complicata, complessa e con alcune situazioni normative non chiare. Questo ci consentirà ovviamente di avere un allertamento molto più veloce e di quindi di consentire ai sindaci di potersi attivare con i loro piani di protezione civile nel minor tempo possibile. C'è anche una riorganizzazione sostanziale di ARPAL che prevede un tema molto importante su cui il neo direttore Carlo Emanuele Pepe si sta impegnando e si impegnerà, cioè quella della riorganizzazione dei dipartimenti territoriali non per comparto provinciale ma per materia. Questo per meglio distribuire le specifiche professionalità di ARPAL su tutto il territorio.